Che cosa sarà? Vedo una batteria, un caricatore, forse ho capito. Più o meno l'idea ce l'abbiamo fatta. Yes. Parliamo dello SRAM Eagle X01 Access. Quindi questo è il kit di upgrade. Kit upgrade. E quindi in pratica non il gruppo completo, ma cambio comando e basta, il caricatore, batteria, insomma il kit per la regolazione, la regolazione del big gap, che è diversa da quella dell'Eagle meccanico, ha una distanza un po' diversa tra il pignone superiore e la puleggia del cambio. Cavetto SRAM ha mandato anche una catena di riserva e quindi procediamo. Al montaggio. Serve il meccanico. Dov'è il meccanico? Meccanico. I meccanici, ne abbiamo due. Ecco, questo uno. È il primo. Ciao. Simone. Allora, Simone, questa qui è il mezzo di Daniele, sul quale Daniele gareggia. E difatti abbiamo l'XX1 Eagle, quello meccanico. E adesso faremo l'operazione di montaggio. Allora, i meccanici stanno pesando giustamente la bici prima dell'operazione di sostituzione cambio e la peseremo dopo. Su per giù i pesi del kit meccanico e elettronico dovrebbero essere identici o comunque molto vicini, però per sicurezza 9,2 kg la bici completa. Vediamo dopo che abbiamo montato i Eagle Access se cambia qualcosa. Adesso facciamo un'operazione che ho sognato tanto in questi 20 anni di gare, e solo quest'anno le aziende sono arrivate a una soluzione, perché comunque rotture di corde, guaine, comunque sempre un po' rumori. E io adesso eccola, sfiliamo la guaina, via guaina. Ora non so se, cioè, psicologicamente è una liberazione, penso anche in pratica sia molto più pratico, però in questi mesi poi che la proverò vi racconterò un po' le sensazioni di non avere corde e guaina, ma soltanto l'impulso elettrico. Ok, la prima cosa da fare per far dialogare comando e cambio è quindi l'abbinamento, e funziona così: si spinge questo pulsantino sul cambio, si tiene premuto fino a che la luce verde non lampeggia. Adesso lampeggia. Adesso si spinge il pulsantino sul cambio, sul comando. Fatto. Abbinata. E ora dovrebbe dialogare, infatti. Ora ovviamente non è regolato, proseguiamo alla regolazione più precisa. Ci pensano i nostri meccanici. Vabbè, qui adesso facciamo vedere i due, insomma, misuratori per vedere la distanza che ci bisogna avere tra la rotella superiore e il
pignone più grande da 50. Una volta accoppiato il cambio, diciamo, difficilmente è regolato bene, quindi bisogna utilizzare lo specifico Axis, che perché ha, diciamo, una misura leggermente diversa rispetto a quello classico meccanico. Inseriamo diciamo la rotellina sulla battuta del misuratore e verifichiamo che praticamente l'ultimo pignone vada in corrispondenza del disegno, insomma, del misuratore. In questo caso è regolata bene perché l'abbiamo già pre-regolato. Verificato questo, ovviamente controlliamo che anche la lunghezza catena sia giusta, quindi abbiamo un po' di margine per, diciamo, oscillare, ma in questo caso ho anche una fronte, quindi, diciamo, non abbiamo tiro catena che rischia di magari rompere il cambio o di rompere la catena. Detto questo, andiamo a scalare completamente. Una volta scalato completamente, diciamo, tendenzialmente il cambio è già pre-regolato per, diciamo, avere ogni scatto il giusto diciamo, spazio tra una marcia e l'altra, e difficilmente va a finire rispetto al cambio tradizionale, che se ha tanto gioco cade magari all'interno verso il carro, oppure va sulla battuta, diciamo, quella del pignone più grande, va a finire sui raggi. Quando regoliamo le battute, quindi, bisogna utilizzare, diciamo, la battuta sulla regolazione fatta e aprire di mezzo giro, perché ogni volta che inserisce la marcia fa un piccolo spostamento oltre la marcia e poi si riallinea esattamente dove serve. Adesso andiamo a regolare la battuta diciamo di fine corsa sul pignone più piccolo, e praticamente quando noi andiamo a girare sulla vitarella e vediamo che avvitiamo e si muove leggermente il cambio, allora a quel punto dobbiamo rimetterlo sulla proprio base di appoggio, e una volta appena si è appoggiato, diciamo, dargli mezzo giro di margine in modo che possa scendere più agevolmente e poi rimettersi in posizione, così la cambiata, diciamo, è più veloce. E la stessa procedura la facciamo anche su quello più grande. Battuta di fine corsa, si appoggia, vediamo come si sposta il cambio, vedete come si appoggia, togliamo quel mezzo giro in modo che ha margine. Se invece vogliamo fare dei micro aggiustamenti, come facciamo di solito con il registro della tensione del cavo, in questo caso dobbiamo agire sul manettino, tenendo premuto questo pulsantino qua, e nel frattempo, in questo caso questa qui è la salita, questa qui è la discesa, fai dei micro aggiustamenti, quindi facciamo sì che il cambio vada o in giù o in su, di veramente di poco. In salita e in discesa. Fatto questo, diciamo, il cambio è a posto, e un po' di olio alla catena e bisogna ripesarla. Ok, ho installato l'app SRAM Access sull'iPhone e lo sto appaiando con il cambio per monitorare e comunque eventualmente cambiare le impostazioni. Mi dice di aspettare che lampeggia e poi spingere autorizza. In questo caso, eccolo, ha trovato, vedete, sia il corpo, il cambio, che il comando, e da qua si può configurare o comunque vedere le impostazioni. Come vedete, denti del passaggio alla marcia superiore, multi-shifting, perché infatti l'Eagle Access dà la possibilità di tenere premuto il comando sia in salita che in discesa, cambiando più rapporti, quindi bisogna un po' abituarsi all'inizio, però è una funzione molto utile a mio avviso, soprattutto quando per esempio finisce la salita e bisogna buttare giù più rapporti insieme o viceversa. Torniamo indietro, configure controlli. In questo caso, vedete, possiamo cambiare la disposizione, cioè in questo caso scala la marcia spingendo il pulsante superiore e cambia con quello inferiore. Poi si può anche invertire, io mi trovo bene così, quindi non lo muovo. Quindi non rimane che pesarla e poi inizio il test già da domani e, insomma, vediamo come funziona bene e pregi e difetti del cambio SRAM Eagle Access. Quindi poi seguiteci, continuate a seguirci, adesso vediamo se il peso preciso, non pesa di più, se è dimagrita o se è ingrassata.
attenzione, pesa di più, 80 grammi in più. Quindi diciamo che chi monta l'Eagle Access con obiettivi di peso non è che sta facendo una mossa proprio giusta. Sicuramente sono altri i motivi per i quali cambiare, insomma, sistema proprio di trasmissione, soprattutto per la funzionalità, per la manutenzione, insomma un po' di cose diverse. Diciamo 80 grammi, non parliamo di un peso eccessivo. Comunque questa, la bilancia non mente, quindi bisogna prenderne atto. Bene, quindi siamo giunti a questa operazione di montaggio del cambio SRAM Eagle Access. Da stasera io metto in carica la batteria, la voglio bella carica e voglio vedere quanto dura realmente, non quanto dichiarato. E niente, continuate a seguirci perché nei prossimi mesi, insomma, continuerò a provarla e poi uscirà il test completo su MTP Card. Ciao!